neonazisti, dalla Shoah alle foibe. È successo a Varese. Io la notizia l'ho letta sul grande quotidiano online, Fanpage, e tale notizia io ve la metto nel riassunto del video. A Varese dei neonazisti si sono riuniti per la giornata delle foibe, e hanno detto, mentre commemoravano la giornata delle foibe, hanno detto che la Shoah non c'è stata. Allora, precisiamo per chi non lo sa. Dire foibe vuol dire le cavità dell'Istria, e dove gli jugoslavi buttavano i fascisti. Però erano stati i fascisti a invadere la Jugoslavia, non erano stati gli jugoslavi a invadere l'Italia, erano stati i fascisti a invadere la Jugoslavia. E così gli jugoslavi si vendicavano prendendo i fascisti e buttandoli nelle foibe. Una brutta cosa, certo, ma molto molto più brutta fu la Shoah. Per chi non lo sapesse, la Shoah fu compiuta dai nazisti e dai fascisti, e dire Shoah vuol dire 6 milioni di ebrei portati nei lager, poi nelle camere a gas e poi nei forni crematori. E la differenza tra Shoah e foibe non sta soltanto nel numero delle persone trucidate, no, ma sta nel fatto che la Shoah fu una cosa orribile contro gli ebrei, ma gli ebrei non avevano fatto del male a nessuno. E invece le foibe furono una cosa brutta contro i fascisti italiani, ma erano stati i fascisti italiani a invadere la Jugoslavia, non era stata la Jugoslavia a invadere l'Italia, capito? È una questione di logica, cari amici, è una questione di logica, capito? Neonazisti di Varese, è una questione di logica, c'è la logica aristotelica, c'è la logica hegeliana, queste cose le conosco bene perché io, Serafino Massoni, ho insegnato filosofia e storia nei licei classici e scientifici e poi ho superato un pubblico concorso molto difficile e sono diventato preside di ruolo sempre di licei classici e scientifici. A tutti tanti cari saluti da questi due romanzi storici che vi aspettano in tutte le migliori librerie italiane.